Avrei preferito che potessimo essere intorno a un tavolo in modo che, come in un seminario, poi davvero ci potrebbe essere continuamente un dialogo con voi, ma pare che siamo un po' tanti e quindi è comunque lo stesso, no? Se qualcuno, mentre io parlo, pensa voler dire qualcosa, aver bisogno di una spiegazione, eccetera, nella misura del possibile, che siete tanti, fatelo pure, interrompetemi. Ma tanto parlerò un po' brevemente, poi discuteremo, abbiamo tempo per discutere. Mi era stato suggerito, no, da Alessia e Valerio di, insomma, questi due temi che avete dato, il tema della creazione, non so perché, e poi questo della comunità nella società. Quindi proverò a porre questi temi, naturalmente lo farò attraverso una riflessione sui problemi che sono connessi, no, con questi, e che sono, credo, quelli della possibilità e della realtà, della potenza e dell'atto. Una cosa importante da dire prima, no? Io credo che anche voi ne siete convinti, penso che la filosofia non è una disciplina. Non è una disciplina che, appunto, come viene all'università, si può identificare, è una facoltà, no? La filosofia non è una disciplina, è una intensità. È un'intensità che come tale può percorrere qualsiasi ambito, un problema religioso, un problema economico, un problema politico, un problema qualunque sapere, qualunque tecnica, no? Se questo problema raggiunge la sua vera intensità, ecco, diventa filosofico. Quindi la filosofia è un'intensità che percorre qualunque ambito, qualunque disciplina. Se stiamo parlando di economia, beh, poi diventerà filosofico quando raggiunge la sua intensità massima. Questo è importante, no? Perché non solo per capire che cosa è la natura della filosofia, ma in generale, no? Io credo che in generale, anche per la vita di ciascuno, si deve distinguere tra le sostanze e le intensità. Chiamiamo sostanze le cose che si possono definire, per cui si possono fare confini, dire questo non è questo, e invece le intensità sono cose molto più difficili, non si possono fare confini, non si possono dire, però sono quelle veramente interessanti, no? Solo quando una cosa diventa intensa, interessante. Simone Weil una volta ha detto, appunto, ha messo in guardia contro i saperi inerti, che sono in genere quelli che si impartiscono nelle università, cioè delle informazioni, delle nozioni che restano inerti dentro di me. No, sono importanti solo quelle cose che sono attive, che producono una intensificazione dell'ambito in cui si trovano. Ecco, allora questo termine creazione che era stato proposto, in generale io diffido del termine creazione. Beh, perché? Beh, perché, come sapete benissimo, ha una genealogia teologica, no? Il concetto di creazione è il concetto centrale della teologia cristiana. Se si deve fare davvero ciò che caratterizza la teologia cristiana, è l'idea di un Dio, non solo perché un Dio una, ma di un Dio creatore. Si distingue, no? Tommaso distingueva tra creatio ex nihilo, creare da nulla, e invece quelli umani che sono un facere di materia, fare a partire da una materia. Ecco, per questo che è molto più interessante fare a partire da una materia che creare. E per questo diffido un po' del termine. Quindi spesso dirò, invece di atto di creazione, dirò atto poetico, nel senso banale di poiene, che significa fare. In un saggio del 1987, Gilles Deleuze si interroga proprio su che cos'è l'atto di creazione. E dice una cosa secondo me interessante per noi. Dice: l'atto di creazione è sempre un atto di resistenza. Resistenza contro dei poteri, delle istanze, delle forze esterne. Per esempio, fa un esempio molto giusto, dice che cos'è la musica di Bach? E la musica di Bach è una resistenza contro la divisione tra il sacro e il profano, tra la musica sacra e la musica profana. Questa è una cosa molto giusta, quindi resistenza al potere esterno. Poi dice anche che l'atto di creazione libera anche sempre una potenza che, appunto, è ostacolata, è invita da forze esterne, no? Cioè, un atto di creazione implica sempre questa
resistenza a qualche forza e liberazione di una potenza interna. Io vorrei un po' proseguire queste considerazioni di Deleuze, nel senso di approfondirle, nel senso che credo che questo atto di resistenza di cui parla Deleuze non sia soltanto contro delle forze esterne, ma anche contro delle forze interne all'atto poetico, all'atto di creazione. È come se la creazione dovesse fare i conti con una resistenza interna. Quindi non solo resistere contro le proprie destine, ma... E per comprendere di che si tratta, volevo semplicemente accennare a qualcosa che appunto ha molto a che fare con questo, ed è la distinzione fondamentale che Aristotele fa fra la potenza e l'atto, la possibilità e la realtà. Cercherò di essere breve in questi punti, però se c'è qualcosa che non capite, d'accordo, chiedete. No? Il colpo di genio, di la cosa geniale che fa Aristotele, perché questo va bene, c'è la possibile, il reale, la potenza e l'atto, la potenzialità e l'influenzaggio. L'idea geniale di Aristotele è che è più complicato di così, cioè ogni potenza di fare qualcosa, di essere qualcosa, senza di suonare il piano, di suonare la scelta, di far costruire una casa, è sempre anche potenza di non farlo. Cioè la potenza, secondo Aristotele, la facoltà, la potenza che uno ha di agire o di fare, è sempre anche potenza di non fare e di non agire. O come lui dice con una formula perentoria, ogni potenza di fare qualcosa o di essere qualcosa è anche sempre impotenza. Nel senso di potenza di non, di potenza. Ecco, è molto importante perché appunto in realtà Aristotele si pone questo problema per i saperi e le tecniche umane, il fare del verso umano. E dice giustamente, non è che l'architetto è architetto solo quando costruisce la casa, lo è anche quando non la costruisce. Se voi dite che uno fa... appunto l'architetto fa il fabbro, pensate che lo fa, che lo è anche quando non lo fa, che quindi ha la potenza di non farlo. Questo lo dice contro dei filosofi del suo tempo che dicevano che no, che la potenza esiste solo nell'atto, solo quando il pianista suona ha la potenza di suonare, non quando non ha la potenza di suonare. Questo è un punto problematico da rifletterci, però è importante nel senso che definisce in fondo il sapere e le tecniche umane, cioè gli uomini sono degli esseri che appunto possono fare qualcosa, ma possono anche non metterlo in atto, non farlo, no? Allora, per tornare all'atto di creazione che dicevo prima, appunto, l'atto di poetico, l'atto di creazione, quindi è qualcosa di complesso, non si consiste nel passare da una possibilità che ho all'atto, decido a un certo punto di mettere in atto quello che so. Questa è l'idea banale, no? Di solito si pensa così, io ho la facoltà di fare una cosa, a un certo punto passo all'atto. E no, è più complicato, perché se ogni potenza è anche impotenza, io devo avere a che fare con questa impotenza insita, questa resistenza dentro la mia facoltà di fare. E quindi, ecco, allora capite già che l'atto di creazione, visto in questo modo più complesso, appare piuttosto come un campo di tensione, un campo di forze, percorso da due tensioni in certo senso simmetricamente opposte, la potenza e l'impotenza, il poter fare ma anche il poter non fare. E questa è un'altra considerazione così generale. È molto importante, voi sapete, no, che la nostra cultura è tutta articolata su dicotomie, su opposizioni, essere, fare, buono, cattivo. È molto più interessante intendere queste dicotomie, queste opposizioni fondative della nostra cultura, non ancora una volta in senso sostanziale, ma come appunto dei campi di forze, no? Come quando diciamo il campo elettromagnetico, un campo, in un campo non puoi dire qual è, non puoi fare un confine, qual è il polo positivo e il polo negativo, ogni elemento è insieme positivo e negativo. Ecco, quindi importante, diciamo, quando si è di fronte a una dicotomia come questa tra potenza e impotenza, possibilità e realtà,
vederle come un campo di tensioni percorso da due forze opposte. Chiaro questo punto? Ecco, allora, l'atto poetico, se è così, se è questo campo di tensione, è molto più complicato. Vorrà dire che io, in questo campo di tensioni, devo riuscire a fare i conti con entrambe le polarità. Perché altrimenti, se fosse soltanto semplice che io ho la facoltà di fare e questa per forza si traduce nell'atto, appunto sarebbe in realtà una rappresentazione estremamente povera, no? Infatti, se ci pensate alla differenza tra un maestro e quello che ha solo talento, quello che ha solo talento è come se potesse soltanto fare, passare all'atto, l'altro è come se riuscisse a portare dentro l'atto anche la sua potenza di non fare. Come dire, se Glenn Gould non è una scimmia che non solo suonare il piano, no, Glenn Gould è come dire, si potrebbe dire con un'immagine, riesce a suonare con la sua potenza di non suonare. Non so se capite quello che voglio dire, ma questa è la differenza tra uno che impara e poi segue. Non è un'esecuzione, come si dice, no? È molto più complesso. C'è un'immagine molto bella che è di Kafka, che dice a un certo punto, c'è il campione di nuoto che parla. Il campione di nuoto dice: scusate, io che sono il campione di nuoto, io non so nuotare, non ho mai imparato a nuotare. Vi assicuro, non so nuotare, non ho mai imparato a nuotare. E poi lo dice anche di quell'altro personaggio che è Josephine, la cantante di Trovi, una che canta benissimo, ma in realtà non sa cantare. Che cosa vuole dire questa immagine? È una forte critica all'idea di sapere. Ecco, noi in fondo, la nostra idea, no, anche dell'atto poetico, della tradizione, è come si immagina, ecco, chi è l'architetto, chi è il poeta, chi è lo scrittore? Quello che sa fare, sa. Come se questa parola magica, ma che vuol dire che sa fare? Ecco, torneremo su questa critica dell'idea di sapere, però è importante, no, che c'è questa... modo molto facile che abbiamo nella nostra cultura di risolvere questo problema complesso del passaggio tra la presenza e l'atto è nel senso che sì, io lo so fare e quindi è un sapere che ho, che significa che io ho un sapere e poi a un certo punto decido questo sapere di tradurlo in atto e quindi appunto un po' una... ci torneremo su questo problema della critica del sapere perché come avrete capito, ha molto a che fare con la struttura delle nostre università, concepite come il luogo in cui si trasmette un sapere. Alcune persone che hanno un sapere lo trasmettono ad altri. Vabbè, ci torneremo su questo problema. Tutto. Ecco, intanto teniamo il punto di mettere in questione questa facile soluzione che si tratti che il problema della potenza e dell'atto del possibile e del reale consiste nel fatto che una persona dispone di un sapere. Chiaro questo punto? E poi un'altra idea che volevo sottoporre a critica oggi, che poi come vedrete, siccome le intensità comunicano, no, su tutti i problemi legati, è una critica dell'idea di realizzazione. Come capite è molto complessa questa cosa, non come l'idea che uno realizza nell'atto. Ed è, come sapete, molto presente soprattutto in due campi oggi, che sono l'arte, non a caso, sono l'arte e la politica. Sono due campi in cui è molto in questione l'idea di una realizzazione. Appunto, sottoporre a critica questa nozione, che appunto, come vedrete, cerca di usare una nozione molto equivoca, no? Che in realtà quello che avviene è che si sostituisce alla realtà la realizzazione. Ma vediamo un po' appunto della politica che ci riguarda, no? Oggi, insomma, nella nostra tradizione, nel pensiero politico occidentale, c'è molto forte questa idea che la politica consiste nel realizzare delle idee. Cioè uno ha una filosofia, elabora una filosofia e poi la politica consiste nel
dare realtà nel realizzare questi temi. Ecco, proprio questo punto che volevo mettere in questione. Tra l'altro tenete presente, come sempre avviene in questi casi, questa idea di la parola realizzazione compare nella lingua italiana soltanto alla fine del XVIII secolo. Ci sembra strano, prima non c'era. Cioè la parola compare, per esempio Leopardi, Goldone se ne occupa perché in realtà compare come traduzione dal francese la realizzazione. Ecco, allora vediamo un po', ho preso un luogo tipico, no? Che in genere si considera come quello in cui viene elaborata questa idea di una realizzazione della filosofia nella politica. E si tratta di Marx, no? In un passo della critica della filosofia del diritto di Hegel, Marx dice appunto, prendendosela contro una cosa che chiama partito politico pratico, non sappiamo che fosse, che rivendicava la negazione della filosofia, Marx dice: voi non potete abolire la filosofia senza realizzarla. Voi non potete abolire la filosofia senza realizzarla. E poco dopo dice, contro quelli che pensavano al partito opposto, aggiunge che voi di nuovo non potete realizzare la filosofia senza abolirla. E questa cosa compare anche nella definizione del proletariato, eh? Non so se ricordate, il proletariato si definisce appunto come quella classe che ha la particolarità di abolire se stesso realizzandosi. La differenza con le altre classi, ma questo è il proletariato, è una classe che nel suo realizzarsi si abolisce. Ecco, cerchiamo di... questa è un'idea appunto che da allora è stata molto usata anche nella tradizione del pensiero marxista, no? L'idea appunto che si tratta di realizzare la filosofia. E però che vuol dire che quando una cosa si realizza si abolisce? Questo difetto di Adorno all'inizio del suo libro Negativa, Adorno scrive: la filosofia che un tempo sembrò superata si mantiene in vita perché il momento della sua realizzazione è stato mancato. Cioè, quindi ciò che sopravvive è perché ha mancato il momento della sua realizzazione. Se una cosa si realizza, si abolisce, cessa di esistere. Allora, che cosa significa mancare la propria realizzazione? Per esempio per la filosofia, per quello che stiamo pensando. Allora, che il pensiero si deve appunto realizzare e abolire. Quasi un secolo dopo Marx, Guy Debord, della società dello spettacolo, come conoscete, riprende questa immagine dell'abolizione e della realizzazione e lo fa rispetto alle avanguardie artistiche. Dice, aveva a che fare con i dadaisti e i surrealisti dall'altra parte, e dice i dadaisti volevano abolire l'arte senza realizzarla. Infatti questo perché i dadaisti volevano fare meno dell'arte, però lui dice: voi volete abolire l'arte, come dice Marx, senza realizzarla. E i surrealisti fa il problema, la critica contraria: voi volete realizzare l'arte senza abolirla. Infatti è vero, i surrealisti facevano finta che avevano realizzato nella loro vita l'arte, però si consideravano ancora artisti, mentre i dadaisti non si consideravano più artisti, però non avevano realizzato. E poi lui dice: invece noi situazionisti vogliamo fare le due cose, vogliamo realizzare l'arte e anche abolirla. Vedete, è proprio lo stesso schema di Marx, no? Lo trasferisce nell'arte. Tenete presente per esempio che la parola che Marx usa per abolire, aufheben, è una parola che in tedesco significa sia abolire che conservare, della stessa parola che Paolo nella sua lettera romana ai Romani usa nella sua critica del concetto di legge degli ebrei. Sapete che Paolo, no, pensa che il Messia è l'abolizione della legge, gli ebrei devono smettere di pensare che non devono fare altro che seguire la legge, e il Messia ha abolito la legge, però non l'ha distrutta. Usa questo stesso, infatti Lutero quando traduce usa un verbo come quello greco che usa Paolo, che non vuol dire distruggere, ma vuol dire disattivare, rendere inoperoso, che è anche utile per il nostro rapporto con la legge. Non è detto che noi dobbiamo distruggere la legge, però dobbiamo
disattivarla. Questa è la grande idea di Paolo. Vabbè. Ecco, un ultimo testo per chiarire questa critica dell'idea di realizzazione, che mi pare importante, è un testo di un autore che, se non conoscete, vi raccomando di leggere, che è Walter Benjamin. In un frammento, che si viene chiamato il frammento teologico-politico, Benjamin pone il problema del rapporto tra l'ordine storico, lo fa una storia, e quello che lui chiama il messianico o il regno. Quello che fa bene, prende questa categoria del pensiero giudaico-cristiano, il regno, l'avvento di Cristo, il regno di Dio sulla terra, e lo trasforma in una categoria politica. Ecco, allora, Benjamin stabilisce una relazione tra questo ordine della storia, l'ordine profano, quello dei fatti storici, e questo ordine che chiama il regno o il messianico. E dice... nulla di storico, cioè nulla nella storia, può volersi riferire da se stesso immediatamente a questo ordine messianico. Il regno di Dio non è il fine della divina potenza, della possibilità messianica. Quindi il regno di Dio non è la fine della realizzazione. Esso non può essere posto come scopo. Quindi, diciamo, non si deve porre come scopo dell'ordine storico, del fare storico, questa categoria teologica. Da un punto di vista storico, essa non è scopo, ma termine, qualcosa che fa finire. E per questo lui dice l'ordine del profano non si può costruire sul pensiero del regno di Dio, per questo la teocrazia non ha senso politico. Diciamo, sa, che cosa mi importa, cosa è importante? Una cosa che per me è importantissima, cioè le categorie decisive, le idee con cui noi cerchiamo di capire il problema politico, storico, non devono essere poste come fine da realizzare. Mettete a questo, cioè, per esempio, prendiamo il concetto marxiano di società senza classi, che lei infatti considera un concetto messiano. Ecco, questo concetto di società senza classi, se lo leggiamo, se Benjamin ha ragione, contrariamente a quanto è stato sempre pensato da tutta la tradizione, da buona parte della tradizione marxista, significa che la società senza classi non può essere posta come scopo per fare storia. E questo vale, capito, quando voi vi ponete qualcosa con un'idea che vi pare centrale, non so cosa potrebbe essere per noi la società senza classi, una società più libera, una comunità parallela che stia dentro questo ordine completamente corrotto, però non va posto come scopo, ma semmai come qualcosa che pone fine, interrompe. Non scopo, ma ende. Capite che è importantissimo, quindi in fondo quello che Benjamin sta dicendo qui, che l'errore delle ideologie politiche moderne è consistito proprio nell'avere appiattito questo che chiamano l'ordine messianico, il regno, però intendetelo come una categoria politica, di aver appiattito su un piano storico. Quindi come se questo fosse un fine che noi dobbiamo realizzare su. Quindi tutte queste concezioni, diciamo, queste idee politiche, che non so, società senza classi, rivoluzione, anarchia, è qualcosa, secondo Benjamin, che non dobbiamo porre come scopo. E questo non significa che non servono a nulla. Ecco, però vediamo che uso possiamo fare di una cosa che non poniamo come scopo da realizzare. E non significa assolutamente che queste idee sono in che non servono, che non agiscono sulla storia. Anzi, l'implicazione di Benjamin, no? È che queste idee agiscono veramente sul piano storico se noi non le consideriamo come un fine da realizzare nel piano storico. Se noi le consideriamo come fine da realizzare nel piano storico, come la storia dal resto insegna, al contrario, si tradurranno esattamente nel contrario. Se noi le concepiamo come la rivoluzione, come qualcosa che dobbiamo porre come un fine da preparare e poi realizzare, fatalmente si convertirà in una prosecuzione dell'ordine esistente, no? Come
Ecco, quindi quello che dice bene, queste istanze, il regno, il messianico, la società senza grazie, agiscono veramente se le consideriamo come irrealizzabili, ma non irrealizzabili perché sono vai, ma perché sono già reali. Sono già qualcosa che è per noi perfettamente reale. Solo se la società senza classi o l'anarchia, la libertà, la comunità è già in qualche modo qui e ora presente, agirà sul piano storico. Se la spostiamo sull'ordine cronologico lineare e la rimandiamo a un domani come qualcosa che dobbiamo realizzare, probabilmente non agisce. Quindi è chiara questa critica. Quindi l'idea di realizzazione va fortemente criticata, non perché non si può fare nulla, ma perché anzi queste idee agiscono solo se non le poniamo come scopo di realizzare. Capite tutti i problemi che... No, che se voi ponete sull'ordine cronologico come si è sempre fatto questa cosa, non si, pensate cosa è stato il problema della transizione dalla tradizione marxista. Cioè bisognava passare dall'ordine della società con classi a un ordine senza società senza classi. E non si poteva passare perché era necessaria una transizione, e questa transizione, come sapete, ormai è diventata infinita, no? Ecco, quindi questo tipo di idee, quindi, agiscono non come qualcosa, per così dire, un potere costituente che deve essere realizzato in un potere costituito, ma in certo senso, semmai, con quello che chiamerei un potere destituente, che non vuole tradursi in atto come potere costituito, no? Qui c'è questa grande critica che Benjamin fa in questo saggio sulla violenza del 21, tra appunto un diritto che è una violenza che pone il diritto e la violenza che lo consegue. Lui dice: se voi considerate la violenza come qualcosa che pone un diritto, andrete a finire poi in una violenza che lo consegue. Cioè, se voi, quindi, critica dell'idea di potere costituente, che si tradurrà senz'altro in un potere costituito. Quindi il problema è che noi dobbiamo cercare un'altra violenza che non ponga. Capite? Questa è una grande critica anche alla situazione che abbiamo oggi. Oggi non si tratta di agire sul piano del diritto per difendere i diritti e la Costituzione. È tutta un'altra ottica che c'è necessaria, perché quella è così iscritta nell'ordine per cui porre il diritto diventerà poi mantenere il diritto, conservarlo, il potere costituente diventerà potere costituito. Questo capite bene che voglio dire, no? Se pensate oggi, nella situazione di oggi, molti, e non li critico affatto, insomma hanno anche le loro ragioni, pongono tutto il problema, per esempio, sulla difesa e la tutela dei diritti costituzionali. Capite bene, non è che voglio dire questi qui che è assurdità, tatticamente può essere anche giusto e necessario, ma non può essere una strategia a lungo termine, perché chi ha una formazione giuridica come io, e purtroppo spesso i filosofi non l'hanno, sa che la Costituzione è un testo giuridico come un altro, è una norma fondamentale, per cui tutti gli abusi che noi vediamo che oggi sono fatti, in realtà è purtroppo in qualche modo la Costituzione li rende possibile. Il famoso articolo 32: non si può imporre, ma se la legge lo impone, capite com'è? Quindi la Costituzione è un testo che dirà: non si può fare questo, ma se la legge dice di farlo, si può fare. Quindi che cosa volete difendere la Costituzione? No, per questo ho detto che tatticamente non è sbagliato. È chiaro che se uno fa una battaglia per difendere questi diritti nel senso che dici tu, può essere anche utile, però tatticamente, perché poi alla lunga, come dici tu, poi sarà un problema di interpretazione, e come vedete ci sono una serie di farabutti che interpretano, però professori ordinari di diritto costituzionale, eccetera, eccetera, i quali ne interpretano in un altro senso, perché purtroppo, come è stato detto da giuristi invece seri che conosco, la Costituzione è necessariamente un testo ambiguo.
e mi ha insultato, come sapete, con una serie di stanze. E quindi appunto è un testo che da una parte difende e dall'altra permette. Quindi va benissimo, fare una lotta così, però secondo me se invece a lungo termine bisogna pensare a un'altra idea della politica. Qualcuno vuole dire qualcosa? Io vorrei aggiungere una riflessione. Questo fatto che c'è la possibilità di avere una legge che imponga quello che è stato appena detto che non si possa fare, evidentemente è, io l'ho interpretata così, è perché quella legge deve comunque rispettare tutto il resto. E quindi in questo senso il fatto che ci possa essere soltanto una legge, siccome la legge non può essere contro la Costituzione, se nella Costituzione c'è già scritto che devono essere rispettati i diritti di questo e di quello, deve essere rispettata tutta una serie di cose, quella legge, se rispetta tutto il resto delle cose, allora è ammissibile. E in questo senso è vero che lascia a chi non è in grado di avere l'intensità che lei ha appena detto all'inizio del suo discorso, ovviamente potrà non capirlo, non avendo quell'intensità non capirà di che cosa sta parlando e pensa che è sufficiente fare una legge per imporre un trattamento sanitario. Ma la legge che impone il trattamento sanitario senza rispettare tutto il resto dell'impalco automaticamente è incostituzionale e quindi non ci può essere. E in questo senso, se è vero, come tu dovresti sapere, non è così automatico, tant'è che la legge Corte Costituzionale ha detto che è così. Esattamente, perché questa cosa che dici tu è giustizia, però anche tutte le altre libertà hanno questo carattere. Ogni volta sarà sempre stabilito che anche al di là della visita della cosa medica ci sarà questa cosa che però può essere invece limitata per legge. È una necessità. I testi costituzionali sono norme fondamentali di un ordinamento giuridico, non sono dichiarazioni. Insomma, non dovete dimenticare, allora, quando Hitler fa le sue leggi di Norimberga, no? Scusate, queste leggi, mi dispiace, i giuristi pensavano che erano lecite, ma guardate che oggi succederebbe lo stesso, cioè, qui adesso probabilmente alletterà, cioè, ma se invece invertono la tendenza e decidono di inasprire le misure che ci sono, e ci saranno fior di giuristi che diranno che la Corte Costituzionale dirà che è lecito, perché la Corte Costituzionale ha detto che è lecito, come aveva detto nel 16 per le per la Lorenzini, per le cose sui vaccini, no? Aveva già detto che era lecito. Quindi allora poi ci sono quelle frasi, le forse più importanti, che sono però salvando la dignità personale. Questa è una frase...